Ehi, bentornati in questo nuovo episodio delle Lande Innevate della Corona. Io sono Andrea Link 91. Continuiamo il viaggio in questa nuova porzione della regione di Galar. Eccoci qui. Abbiamo appena finito l'avventura Dynamax nelle Dynatanemax. Un nome più brutto non potevano trovarlo gli italiani. Per fortuna abbiamo catturato anche, senza troppa difficoltà, Suicune. E penso che Suicune sia predefinito per tutti quelli che giocano in singolo o anche se si gioca in co-op, se non si ha mai affrontato, se nessuno dei giocatori, dei partecipanti, ha mai affrontato prima l'avventura della Dainatana. E qui abbiamo dei cittadini che però sono sparsi un po' per tutte quante piccole comunità. Per Bacco, un altro visitatore, io sono il capo del villaggio di Freesdale. Accipicchia, in questo villaggio sperduto non siamo abituati a un tale viavai di viaggiatori. Per caso anche tu sei qui per indagare sulla leggenda del re dell'abbondanza? Boh, perdonami, non volevo essere indiscreto. Ho detto di sì. È che non mi sovvengono altri motivi per visitare questo villaggio. Mi dispiace disattendere le tue aspettative, dopo tutta la strada che hai fatto, ma sono solo favole. In compenso, lascia che ti doni un souvenir di Freesdale. Pullover con scollo rotondo. È un pullover con un'immagine del re dell'abbondanza, probabilmente Calyrex. Non hanno venduto come speravamo, quindi ce ne sono avanzati. Trae ispirazione da antichissimi documenti, quindi la testa è un po' sproporzionata. Sì. Diciamo che il risultato ha uno stile molto trendy. Se è di tuo interesse, puoi osservare il vero aspetto del re dell'abbondanza visitando il centro del villaggio. Lì potrai trovare una statua. E sì, in effetti nel data mining hanno rivelato il data mining ha rivelato che ci sono due forme di Calyrex. Boh. Due forme destriero di Calyrex, però vedremo. Inoltre, il primo Pokémon che hai in squadra potrà uscire dalla Pokéball e potrete andare a spasso insieme per la Landa della Corona. Ora, se vuoi scusarmi. E sì, in effetti era anche ora che uscisse il Pokémon. Ehi! Ma è Peony! Link, qui! Sono qui! Sì. Mi mancavi, infatti. Però pensavo che qui si potesse coltivare qualcosa, invece no. Ti darò delle se dei semi delle famose carote della Land. Cosa? I semi? Sono semi molto preziosi. Te li posso dare in cambio di 8 rocce, Max. Una mano gratta l'altra, mi pare che si dica. Oh mio Dio, Machamp, paura. Di anno in anno questo vetro sia sempre più difficile da sopportare. Usa la pianta del piede e così evitare di scivolare. È per questo che sono scivolato quell'anno nella neve. Niente, il fatto è che 7, 8 anni fa ci fu una nevicata abbondante qui dove abito io. Non nevica mai. Una bella nevicata e cascai due volte nella neve. Nonostante avessi le scarpe di Goku, quelle che sono fatte apposta per camminare nella neve. E niente. Cioè, scarpe di Goku per modo di dire, perché sono uguali. Oh, finalmente, dimmi, Peony, che questa è casa tua? Ho preso in affitto quest'umile dimora. Ma questa è la testa del cavaliere che si è staccata. D'ora in poi sarà la nostra base. Per ste cose è importante creare il mood giusto, no? Mood. Senti, va proprio vibing. Basta chiacchiere. Ora ti spiego l'obiettivo della squadra d'esplorazione Peony. Devi sapere che in questa zona si tramandano vari racconti misteriosi. Per esempio, un Pokémon con la testa enorme chiamato Re dell'Abbondanza. Oppure, un enorme albero rosso dove si radunano Pokémon alati leggendari. O ancora, dei giganti punteggiati che dormono in mezzo a misteriose vestigia o in un posto simile, e così via. Insomma, ci sono un sacco di leggende. Sento odore di avventura fin da qui. Ci accerteremo di persona se queste ricerche sono vere o meno. Ma questo è il nostro importantissimo obiettivo. Urla un po' troppo più. Vedi, quando fanno questi balloon, diciamo, così con che sembrano proprio, no, seghettati, chiamiamoli in questa maniera, sta a indicare che il personaggio ha un tono di voce molto alto, quindi urla. Del resto siamo o non siamo la squadra di esplorazione Peony? Anche se a dire il vero avrei voluto fare questa cosa con Nia. Ma, pazienza!
Come dice il proverbio, chi trova un amico trova un bijou o qualcosa del genere. Capo squadra Link, godiamoci questa avventura. Io? Ma certo! Pensaci, cosa succederebbe se ce ne andassimo tutte e due in giro a esplorare? Se Nia venisse voglia di raggiungerci, qui non ci sarebbe anima viva a raccoglierla. Si troverebbe qui, triste e sola, senza il suo adorato paparino. Ah, inaccettabile! Non deve succedere assolutamente! Quindi io farò il capo squadra stanziale. Cedo a te il ruolo di capo squadra d'esplorazione. Detto ciò, voilà, prendi questo. Parla un po' troppo. Ora mi cambio. Oh. Ehi! Damn, son! Che sciccheria! È uno dei cambi di vestiti per Nia, quindi è da femmina. Grazie, Pioni. Quando vuoi cambiarti o riposarti, puoi usare la stanza in fondo. Ho preparato anche delle fasce di altri colori, così puoi cambiarle in base al tuo stato d'animo. Nera. Sono in lutto. Tieni, prendi questi. No, vabbè, no. Non è vero. Leggenda 1. Ah, quindi facciamo tipo ogni leggenda, ogni nota, ogni informazione, una leggenda. Figo. Ok. A Frisday si tramandano delle favole su un Pokémon leggendario che tutti chiamano Re dell'Abbondanza. Secondo la leggenda, portava sulla testa un'imponente corona. Tuttavia, la statua di legno al centro del villaggio ne è priva. Ah, ok, ho capito. Sui giganti leggendari. In fondo al letto del gigante ci sono delle rovine ove riposa un gigante di roccia. Sulla porta chiusa saldamente sono impresse delle parole misteriose. Dalla pietra che rende utabili al primo Pokémon. Dai la pietra che rende tramutabili. Tramutabili al primo Pokémon, va bene. Nel cuore della valle innevata ci sono delle rovine ove riposa un gigante di ghiaccio. Sulla porta chiusa saldamente sono impresse delle parole misteriose. Cammina insieme a un piedistallo di neve volante. Ok. Sul confine tra bianco e verde e nel letto del gigante ci sono delle rovine ove riposa un gigante d'acciaio. Sulla porta chiusa saldamente sono impresse delle parole misteriose. Fai riecheggiare un suono di un suono capace di risvegliare il gigante d'acciaio. Sul suolo del lontano campo trivio ci sono delle rovine ove riposano i giganti gemelli. Sulla porta chiusa saldamente sono impresse delle parole misteriose. Quando i tre giganti saranno riuniti si apriranno le porte del destino. Va bene, quella era facile da decifrare, la più facile. Vediamo un po'. I Pokémon alati leggendari. Nelle terre ove il sole allo zenith risplende si trova un albero imponente che emana Anteone e Bagliore. Sui cui rami si radunano le ali leggendarie. Sono degli appunti sulle leggende che ho preso guardando la TV. Però alcune mancano. Per prima cosa, che ne dici di indagare sulla leggenda del Re dell'Abbondanza? Se ho capito bene, dicono che ci fosse un profondo legame tra il re e il suo figlio destriero. Quindi potremmo chiamare questa spedizione il profondo legame fra il re leggendario e il suo figlio destriero. Al centro del villaggio c'è pure una statua del re. Però la testa non è così grande come nei miei appunti. Ma quella era la testa. No, no, vanno bene questi vestiti. Ah, ho una cosuccia per te se ti interessa. Nice. Lascerò decidere a te quando usarla. Ma tieni presente che è una Pokéball stra incredibile. Te l'ha data una vecchia conoscenza. Mi chiedo chi. Ho piantato la bandiera della squadra d'esplorazione davanti alla base, così non ti puoi sbagliare. Non è per dire, ma l'ho fatta io. Ma bravo, bravo, bravo bambino. Ok, voglio cambiarmi la fascia. Ecco, è un blu molto scuro. Blu oltremare. Questa è la testa del Pokémon. Vedi? Oh, capo squadra, c'è qualcosa che non va con il mio cuscino? Cosa? Se ci appoggi la testa tutto può diventare un cuscino. Ma non è vero. Ho fatto un giro per il villaggio in cerca di qualcosa per sostituirlo e ho trovato quel coso dietro alla pensione. Me lo presta?
Vuoi che ti dai il mio cuscino stracomodo? È una richiesta eccessiva. Come? Mi stai dicendo che è connesso a un Pokémon leggendario? Ma sei straserio, guarda che l'ho trovato per strada! Beh, sei tu il capo, mi tocca collaborare. D'accordo, allora tieni. Dato che ormai ci sei dentro fino al collo, vedi di indagare a fondo su questa leggenda. Non è che appena lo rimettiamo Calyrex appare? No, dico, Un misterioso pezzo di legno, ha dei segni che fanno pensare a una parte mancante. Sì, sì, ciao Pioni, ci vediamo mai. Spero. Proprio, guarda, non te lo fa capire, Insomma, è piuttosto palese. Ah, potresti metterci la corona di legno, sì. Vediamo un po' che succede, va. Vush, vush, click, cosa? Chissà che era, click. Attenzione. Vuoi volere che tu lo segua? Sì. Con molto piacere. Aspetta però. Allora, lo catturo con la Master Ball. Cioè, ve lo dico subito. Sembra che questo strano Pokémon voglia mettere alla prova la tua forza. Vuoi preparare una Pokéball? Sì. Cali Rex. Rex, sì, R. Cali per cosa? Calisthenics? No. Voglio provare a catturarlo, raga. Ok. Agitazione. Non riescono a mangiare le bacche. Ok, è impossibile lanciargli una Pokéball. Lotta e... Terremoto? Fluttua, ma non sono sicuro che possa colpirlo con terremoto. Proviamoci. Ok, posso colpirlo invece. È psico, probabilmente. Quindi... Ah, però è anche erba. Psico shock. Che miseria. Vabbè, resisto. Resisto anche un altro. Vai, fuoco pugno. E vai, con un colpo solo. Aveva delle zampe. Le gambe erano strane. Zampe, non lo so. È un animale, in teoria. Erano strane. Da cane. Proprio si sono ritirate all'interno. Attenzione. Ti sei divertito? Pare di sì. Non ti capisco. Anche lui è il boh. Ehi, che succede? Cos'è questo baccano? Cosa? Stavi facendo una lotta? Ah. Che testa enorme! In effetti. Eccola là. Ah, ok, per fortuna non è andato via. Ma che... Che succede? Chiamato un esorcista! Questo corpo è possente e robusto come mi aspettavo. Mi rincresce, ma mi trovo costretto a usufruirne brevemente. Sei Pokémon? Hai già compreso la situazione. Molto perspicace. Sei a cospetto di Calyrex, colui che tutti chiamano il re dell'abbondanza. Permettimi di porgerti i miei ringraziamenti. Ti sono profondamente grato per aver riportato la mia statua alle sue fattezze originarie.
In tempi remoti governai su queste terre, ne ero il sovrano. Facevo germogliare piante e fiori e portavo a maturazione i raccolti nei campi. Ciò indusse gli esseri umani a venerarmi. Tuttavia, il lento scorrere del tempo annebbiò i loro ricordi e io venni dimenticato. È passato ormai molto tempo dall'ultima volta che mi donarono le loro offerte annuali. La fonte del mio potere è la fede. Senza di esso ho perso il mio antico vigore e persino il mio fido destriero mi ha abbandonato. Ma tu hai riparato la mia statua e grazie al tuo nobile gesto ho recuperato parte della mia forza. Allo stato attuale sono in grado di trasmettere i miei pensieri usando come tramite un umano. Giovane umano dal cuore caritatevole, vorrei che prestassi ascolto a una mia richiesta. Vorrei scoprire se gli umani si sono davvero dimenticati di me. Vorrei che chiedessi agli abitanti del villaggio se si ricordano del re dell'abbondanza. Ho provato a chiedere io stesso, ma mi dicevano che erano tutte favole, oppure si mostravano agitati e confusi. Faccio affidamento su di te. Ho annotato i miei progressi. Calyrex parla il linguaggio umano impossessandosi del capo squadrapioni. Devo chiedere agli abitanti se si ricordano del re dell'abbondanza. Va bene. Visito un po' questi posti. Super ombrello, wow. C'è anche una MT là dietro. O DT. Le DT si trovano anche... Anche le DT mi pare che si trovano sotto questa forma. Sì. Fiasco Polizza, ok. Ragazzi, ci sono un bel po' di strumenti qui. Roba che comunque chi ha giocato... Aspetta, questo che fa? Chi gioca in competitivo già sa. Hai degli ottimi articoli. Lavottino! Oddio, che ricordi! Remake! No, lascia perdere i tuoi semi di carota che saranno solo per le... come si chiama? Il curry. Curry. È una di quelle favole che il re dell'abbondanza... Quando ero bambino ci credevo. Dicevano che se combinavi marachelle nei campi il re ti portava via. Ok. Quindi queste due non sanno nulla. Ok, perfetto. Sempre testo uguale. Va bene, allora... No, questa è una zona selvaggia. Aspetta, allora voglio un attimino prendere questo. Abomas non è pericoloso, me ne terrei alla larga. Ah, ecco, aspetta, però qua c'è roba, ragazzi. Quanta roba c'è qui? E quanti Abomas non che mi inseguono tutti? Perché? Passa qui, passa, avanti! Un pezzo di carbonella, ok. Ok, perfetto, ho evitato gli Abomasnow. Il re dell'abbondanza! Se esistesse davvero vorrei che facesse qualcosa per questo suolo sterile. Eh certo, però tu non ci credi. Se mi ricordo del re dell'abbondanza, certo che sì! È la più grande attrazione turistica di Frisdale. Se solo esistesse davvero potremmo avere molti più visitatori. Questo che posto è, scusami? Casa del capo del villaggio. Tutto qui? Allora però, aspetta. Questo è il nostro posto e qui chi ci abita? Qualcuno ci deve essere? Beldam? Beldum? O Beldam? Come si legge? Qualcuno ha anche un cane, a meno che non è di Beldam. Poverino. Pokémon da riporto. E allora, attenzione però. Qui cosa? Cosa c'è qui? Ah, ecco. Un MT. No, DT73, sporco lancio. Pensavo un MT, visto che insomma siamo in un punto piuttosto strano. Qui. Caramella esperienza M. Allora, Calyrex, io penso di aver parlato con tutti. Nessuno sa di te. Mi dispiace. Ah, devo ancora chiedere? Quindi c'è altra gente a cui devo effettivamente ancora chiedere? Sì, devo andare fuori. Oh, delle impronte. O sono occhi.
Ah, finalmente. Sogna? Eccolo, lo sapevo, le mie ipotesi erano giuste. Ah, Link, che ci fai in un posto come questo? Sono in vena di esplorazioni. Cosa scherzi? Con questo freddo, da non credere! E tu che stai a fare qui con solo un camice? Io ho delle ricerche da fare su certi Pokémon che si trovano qui nella Landa Corona. Sai, alcuni Pokémon preferiscono vivere in luoghi isolati, lontano dagli esseri umani. E la Landa Corona sembra essere l'habitat ideale per questi Pokémon. Se il mio ragionamento è giusto, in queste terre si nascondono tre Pokémon leggendari! Sono convinto che quelle impronte supportino la mia tesi. Prova a esaminarle, ma perché io? I raggi che lasciano delle impronte così piccole? Pokémon Metal Cuore, indizi trovati 2%. Sospetto che i leggendari Pokémon Metal Cuore, Pokémon Caverna e Pokémon Prateria si trovino qui nella Landa Corona. Indizi come quello sono disseminati ovunque in questa zona. Una volta che li avrò ottenuti tutti, potrò usare il mio rilevatore di Pokémon per scoprire dove si nascondono quei tre Pokémon leggendari. Ma fa talmente freddo qui che al momento sono in modalità resa totale. Senti, Link. Tu ti tratterrai nella Landa Corona per un po', vero? Pensavo, forse potresti andare tu a caccia di indizi per me e portarmi di qui se ne trovi. Naturalmente ti ricompenserei per il tuo aiuto. Io ti aspetto al calduccio in quella casetta accogliente. Ma perché? Aspetto i risultati delle tue ricerche riscaldandomi al fuoco della scienza. Vorrei provare a parlare subito con lei per vedere se sa qualcosa di Calyrex. Ah, ma c'era questa vecchietta. Hai chiesto del re dell'abbondanza agli abitanti di Frisdale. Ora vai a parlare. Ma non mi dice nulla? Niente, ero persa nei miei pensieri. Quindi ora posso andare a parlare con Calyrex. Bene. Salve, povero Peony. Giovane umano, vedo che hai parlato con gli abitanti del villaggio. Or dunque, com'è andata? Ti hanno raccontato di me? Mi hanno detto qualcosa. Capisco. Come immaginavo, non credono nemmeno che io esista. Ormai ai loro ricordi non c'è più traccia del legame che ci univa. Ma io non mi sto dolendo per questo, giammai. Io sono il re dell'abbondanza. Non sono così sconsiderato da fare affidamento sugli umani. Non conto più sulla loro fede per riacquistare i miei poteri perduti. Se però tornassi a me il mio fidodestriero, la situazione migliorerebbe alquanto. Il tuo fidodestriero? È il Pokémon quadrupede che un tempo ero solito cavalcare. Nella statua del villaggio mi puoi vedere in groppa a lui. In passato cavalcammo insieme in lungo e in largo, ma i miei poteri si sono indeboliti e abbiamo preso strade diverse. Ormai non mi è dato sapere nemmeno dove si trova. Anche nell'eventualità in cui tu riuscissi a trovarlo, è assai inverosimile che io riesca a montargli in groppa nel mio stato attuale. Ad ogni modo, al villaggio forse si tramanda qualcosa anche sul mio filodestriero. Ti sarei grato se potessi chiedere al capo del villaggio se ne sa qualcosa. Se venissi a conoscenza di qualche informazione utile, vorrei che me la riferissi. Capo squadra, che testa enorme. Ti chiedo scusa, mi sa che mi sono addormentato in piedi, eh. Non so perché, ma provo una sensazione strana in tutto il corpo. Io torno alla base a riposare. Ecce! Brah, che freddo. Eppure sei coperto bene. Allora, adesso io parlo con l'anziano del villaggio, con il capo, e vediamo se lui sa qualcosa. Quindi Calyrex poi dovrebbe riapparire lì per conto suo? Il capo del villaggio non c'è ora. È andato a controllare i campi del letto del gigante. Se è urgente, prova ad andare lì. Sono a sud-est del villaggio. Dopo la piana sotto zero vai a sinistra e prosegui in quella direzione. Perfetto. Allora, per questo video lo termino qui. Così nel prossimo poi potremo andare tranquillamente alla piana del gigante. Dov'è che si trova? Penso che sia per di qua, sì. Bene, allora questo video lo termino qui. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, Machamp, fermati. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!